Beh, io immagino in questo periodo storico, se a fare un errore così clamoroso fosse stato il centro-sinistra, quello che sarebbe successo? Penso che avrebbe scatenato le ironie del. Ma anche giustamente, insomma, no? Di Libero, del giornale, ma giustamente perché un errore di questo tipo è un errore veramente grosso. Insomma, a questo punto uno dice: ma che razza di collaboratori ti sei scelta? Insomma, nemmeno, che non sono nemmeno in grado di portare dei fogli, dei documenti in orario giusto. No, ora danno la colpa ai radicali che si sono sdraiati e che avrebbero fatto ritardare, ma se l'hanno fatto dopo che era scaduto l'orario per evitare che ci fosse l'inciucio di gente che comunque cercava di aggirare la legge. Quindi veramente abbastanza ridicolo, e capisco anche la difficoltà della Polverini, perché trovarsi non solo di lei, ma vista poi le reazioni anche di altri esponenti di centrodestra, di La Russa, eccetera, che hanno detto, insomma, l'errore l'abbiamo fatto noi, non l'hanno fatto gli altri, l'abbiamo fatto noi. Ora ci si appella perché di fronte a questo errore si deroghi e si faccia un favore, insomma, ci si venga incontro e si consenta comunque la presenza della lista alle prossime elezioni, pur essendo illegale, no? Pur essendo palesemente una violazione della legge e delle regole. E mi meraviglia che una forza politica che vuole dare idea di cambiamento, di innovazione, di novità, ricorra poi invece a questi vecchi sistemi, a queste vecchie logiche, a questi vecchi trucchi, peraltro doverosi, cioè ricorrere alla bontà del capo dello Stato è comprensibile, però al tempo stesso è anche no, un auto gaffe, insomma, un autoscivolone, perché sappiamo benissimo che il capo dello Stato, anche lui, è tenuto a rispettare la legge. Forse loro sono troppo abituati alle regole ad personam, per cui quando si verificano queste cose si pensa con troppa facilità, loro pensano con troppa facilità che si possa derogare, anzi si debba derogare, perché i loro errori devono essere capiti. E se si va contro i loro errori, si va contro la democrazia. Gli errori degli altri forse devono, in quel caso ci si appella a un più rigoroso rispetto delle regole e dei regolamenti. Facile, no, farlo, ma quando sbagliano gli altri, allora bisogna rispettare la legge, quando si sbaglia noi, no, ma insomma, dai, sì, va bene, ma dateci una mano, ma insomma, che vuol dire? Un po' di ritardo, è comprensibile. No, comprensibile una mazza, anche perché è praticamente appena apparso, cioè è passata questa informazione rapidissima nel panorama delle informazioni, però sarebbe interessante approfondirla, e cioè l'informazione che questo ritardo non sia una gaffe, non sia, diciamo, una mancanza della persona che doveva consegnare le liste, perché quella persona in realtà era in fila e sarebbe arrivata al tempo giusto. Fatto sta che a un certo punto è uscita dalla fila, è uscita fuori, non si capisce bene perché, è uscita fuori e quando è rientrata aveva perso ovviamente la sua priorità. Qui sarebbe interessante capire perché questa persona è uscita fuori, e nell'informazione rapidissima che è passata si dà una spiegazione che sarebbe veramente da stiantare da ridere, direbbe Benigni. E cioè sarebbe,
che questa persona incaricata di consegnare le liste a sua volta sarebbe stata insoddisfatta e scontenta del modo con il quale queste liste erano state fatte, non so per la sua esclusione oppure per altri motivi, insomma, fatto sta che avrebbe avuto un motivo personale per ritardare la consegna, per fare un dispetto. In pratica, una rivalsa alla propria coalizione politica o alcuni politici che l'avrebbero in qualche modo, secondo l'informazione che c'è stata, trombato oppure punito, non si capisce bene per cose. Allora lui si è vendicato uscendo dalla fila all'ultimo momento e quindi ritardando quel tanto che bastava. Per non poter più avvalorare la lista con le firme. Questo, se così fosse, sarebbe interessante perché a questo punto il centrodestra verrebbe punito per la cultura di potere, la cultura politica che lui stesso ha messo in piedi. Una cultura individualista, egoista, che privilegia il pensare a sé, piuttosto che pensare alla coalizione politica, al proprio partito, e quindi immaginiamoci se poi una coalizione o un gruppo, un partito politico fatto di persone che pensano in questo modo, se quando sono al potere si preoccupano più dell'interesse comune che del proprio, avendo questo modo di ragionare e questo tipo di cultura. Quindi è tutto da. No, a questo punto emerge proprio tutta l'ipocrisia della propaganda politica, di programmi a favore della gente, eccetera, e poi te c'hai persone che poi vengono votate e prendono il potere che privilegiano i propri interessi personali rispetto a quelli pubblici. Come ha fatto Berlusconi, come fa Berlusconi, ha fatto scuola, è lui che ha con il cosiddetto berlusconismo ha fondato una generazione politica nelle istituzioni con questo tipo di priorità, con questo tipo di cultura, con questo tipo di mentalità. Per cui a questo punto la gente dovrebbe riflettere molto profondamente, attentamente, su chi vota e a chi dà il proprio consenso, a chi affida le mani e le sorti del potere pubblico quando va a votare. Per cui veramente una riflessione approfondita questa vicenda la merita e la merita fino in fondo.